Buongiorno, ben ritrovati. Oggi parliamo di invecchiamento del nostro corpo e dei nostri organi. Bene, sappiate che i nostri organi non invecchiano con la stessa velocità. Sappiate che alcuni organi invecchiano più velocemente, altri meno velocemente. E vedremo quali sono i fattori che possono condizionare il nostro invecchiamento. È stato appena pubblicato uno studio da un'università cinese su oltre 4.000 soggetti che sono stati valutati dai 30 ai 65 anni. Ed è stato visto come nel corso degli anni queste persone abbiano avuto un invecchiamento dei loro organi che non era parallelo tra di loro. Quindi i nostri organi hanno come degli orologi interni che lavorano in modo non sincrono. Ci sono alcuni organi che invecchiano prima e alcuni organi che invece invecchiano successivamente. Bene, cosa possiamo dirci? Possiamo dirci che il primo fattore fondamentale è avere un microbiota intestinale vario, che funziona, che permette proprio un funzionamento attivo del nostro intestino, permette di avere una maggiore giovinezza, diciamo, del nostro apparato gastroenterico. Quindi questo è l'aspetto fondamentale. Viceversa, dall'altra parte, avere sovrappeso determina un invecchiamento più veloce di questo apparato, quindi l'apparato gastroenterico, rispetto ad altri organi. Inoltre è importante anche sapere la velocità del metabolismo, del nostro metabolismo va a inficiare sull'invecchiamento precoce. Per esempio, se il rallentamento del metabolismo è presente, il nostro organo fegato invecchia più precocemente. Quindi abbiamo già visto alcuni aspetti fondamentali. Sicuramente il nostro microbiota intestinale è fondamentale per mantenere non solo un intestino giovane, ma anche dare quindi una maggiore giovinezza a tutto il nostro corpo, a tutto il nostro fisico e quindi anche al nostro cervello. Con questo vi saluto, vi auguro un buon intestino con un buon microbiota intestinale e soprattutto un normo peso. Buona settimana a tutti, ciao!